Nuove prospettive per l'apicoltura. Arrivano aiuti concreti per nutrirle e le strategie contro gli insetti alieni, minacce crescenti per la sopravvivenza delle api. Questi sono stati i temi centrali del convegno che si è tenuto a Foligno nell'ambito della 26ª edizione di Miele in Umbria, che ha chiuso il sipario domenica 24 novembre. L'evento, ospitato nella cornice di Palazzo Trinci, ha riunito apicoltori, esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministero dell'Agricoltura e l'ISPRA, per discutere soluzioni opportune per il comparto. Organizzata dal Comune di Foligno, città amica delle api, in collaborazione con la Paula, associazione prodotti apistici umbri, naturalmente Miele in cooperativa, cooperative dell'Umbria, Conf Cooperative Agricole. Qui da noi Miele in Umbria si è confermata essere non solo una vetrina per acquistare prodotti di eccellenza come miele, polline e pappa reale, è anche un punto d'incontro dove condividere idee, affrontare problematiche e pianificare il futuro dell'apicoltura della regione. La forza dell'apicoltura Umbria si distingue come una regione virtuosa, con 3.400 apicoltori e 53.000 alveari. Il settore vanta numeri significativi. Come ha spiegato Romildo Beniamino, presidente di Natura Miele, la densità per api per abitante in Umbria supera la media nazionale, raggiungendo 2.200 api per ogni contadino. Nonostante sia stata una stagione difficile, il miele è di ottima qualità e sono tanti coloro che ne hanno potuto apprezzare i benefici in fiera a Foligno. A Foligno, comune amico delle api, anche quest'anno gli apicoltori si incontreranno per un momento di scambio di idee, di opinioni, di prospettive future, cercando delle soluzioni. Soluzioni importanti per la sopravvivenza, alimentazione e produzione del miele, sperando di fare cosa buona. Anche quest'anno Foligno darà questa occasione a noi apicoltori. Grazie. Il piano strategico è stato recentemente approvato dalla Commissione europea relativamente a una modifica, anzi sono varie le modifiche approvate, ma quella che ci interessa è quella relativa alla approvazione del finanziamento della nutrizione di soccorso, che prima era invece espressamente vietata. Innanzitutto va effettuato un attento monitoraggio della presenza sul territorio nazionale delle specie aliene che sono concorrenziali e contrastano il normale sviluppo e attività del comparto apistico, proprio perché va effettivamente controllato l'ingresso, il punto di ingresso e il punto di espansione di queste specie aliene, per cui va fatta un'attenta attività di monitoraggio per valutarne anche la consistenza e il danno che queste specie aliene producono. Ovviamente va eseguita un'attenta istruttoria dopo aver acquisito queste informative sul monitoraggio e va eseguita un'attenta istruttoria per valutare se ci sono esattamente le condizioni, e queste già ci sono, per inserire le specie aliene che contrastano con la normale attività del comparto apistico delle api nell'allegato come specie aliene, così come previsto dal regolamento unionale.